Vivere rovina la pelle, morire le lapidi. Vivere e morire. Rovinano entrambe qualcosa. Vivere rovina la pelle, appunto. Morire le lapidi. Entrambe le cose, appunto, sono intaccate. Sono, appunto, rovinate. Rovinate. Rovinare. È però un concetto... un concetto di giudizio, cioè nel rovinare è implicito il giudizio che qualche cosa che era in uno stato, in un buono stato, va incontro a un cattivo stato. Quel qualcosa che passa dal buono al cattivo stato si sta rovinando, appunto. Però ecco, questa definizione di rovinare parte appunto da questa considerazione, che c'è qualche cosa che corrisponde a un'idea di bello e un'altra che corrisponde ad un'idea di brutto. E queste due idee sono però dei giudizi, sono delle valutazioni, ma non hanno nulla, se potremmo dire, di metafisico. Non sono una rovina in sé. La pelle non si rovina in sé, così nemmeno le lapidi, quindi la materia, la pietra in questo caso. Non c'è una rovina in sé. C'è semplicemente un modo di vedere qualche cosa che si rovina. E questo aforisma appunto mette assieme questi due modi di rovinarsi per in un certo qual modo farci comprendere o aprirci ad una considerazione che quando ci troviamo di fronte ad un giudizio di questo genere è semplicemente un giudizio, non stiamo parlando di quello che le cose sono in se stesse. E quindi in definitiva, nella pelle, nelle lapidi, da un punto di vista metafisico, si rovinano. La rovina è una considerazione relativa.